E oggi, amici cari, andiamo a esplorare un universo, o meglio, sì, un universo cinematografico che amo particolarmente, ossia l'universo di Arda, che casomai ignoraste il termine o la parola, beh, di sicuro conoscete comunque quell'universo di cui sto parlando, perché è un universo famosissimo. Non dico che ci hanno fatto centinaia di film, però ce ne hanno fatti sei, tre dei quali appunto sono giustamente dei capolavori del fantasy, quindi inizieremo oggi a esplorare questa trilogia, dal primo capitolo che infatti recensirò oggi. Quindi ciao a tutti ragazzi, io sono Cristian Antellini e vi do nuovamente il benvenuto nel mio canale, Il Giovane Dragofino Rosso. Quest'oggi faremo la recensione di Il Signore degli Anelli, La Compagnia dell'Anello, primo capitolo dell'omonima trilogia, vincitore di 4 Oscar e diretto dal grandissimo Peter Jackson, che tra parentesi è uno dei miei registi preferiti. Ma prima di cominciare una cosa importantissima, qualora non aveste visto i film, non guardate oltre questo punto. Se invece l'avete visto, mettetevi comodi, buon divertimento. Innanzitutto partiamo con la trama. Il Signore degli Anelli e la Compagnia dell'Anello racconta la storia di Frodo Baggins, un semplice hobbit, un ragazzo un po' come tanti, diciamo, che un giorno entra in possesso di questo anello magico appartenuto al malvagio e potente Sauron, oscuro signore di Mordor, e guidato nella sua impresa dallo stregone Gandalf, dal suo amico Sam Visegenge, un altro hobbit, e vari altri personaggi eroici e epici che avranno il compito di proteggerlo, il nostro giovane protagonista dovrà viaggiare fino alla terra di Mordor per distruggere l'anello e permettere con questo evento la sconfitta del malvagio Sauron, nel frattempo tornato al potere. Bene, passata la parte della trama, vado a mostrarvi la mia opinione. Innanzitutto devo confessarvi che prima dei Signori degli Anelli, cioè prima dell'intera trilogia, ho visto l'Hobbit. Lo so, lo so. Lo so, adesso mi coprirete in commenti di insulti, con tipi che magari state per dire: oh, ma coglione, come ho potuto guardare prima l'Hobbit, Signore degli Anelli. Ragazzi, non è colpa mia. Quando ho uscito il Signore degli Anelli ero piccolo, avevo avuto 6-7 anni. All'epoca non avevo libertà visive come oggi, che adesso se voglio guardare un film me lo guardo, punto. All'epoca erano i miei a decidere cosa guardare. Ho avuto un culo pazzesco perché sono riuscito a guardare comunque Harry Potter o anche altri film del genere, ma all'epoca non è che potevo guardare tutto quello che volevo. In casa mia non c'era nessuno che piacesse, quindi non ho avuto la fortuna di guardarlo quando è uscito. Però, dai, sono riuscito a guardarlo, quindi non fatemi la predica. Il punto è che comunque io li considero tutti e tre dei capolavori, in secondo lievemente meno, ma comunque. Ma andiamo con ordine, cercando di esporvi nel dettaglio cosa ho gradito e che cosa no. Una cosa che ho enormemente, immensamente, spudoratamente gradito: la storia. Ma andiamo con calma, cercherò di esporvi nel dettaglio cosa sto cercando di dirvi. Io penso che in questo caso la storia funzioni soprattutto perché si distacca, diciamo, dal classico genere fantasy. Non so se ci avete fatto caso, ma il fantasy, pur essendo diciamo, un genere molto molto ampio, perché comunque permette una grande esplorazione di tematiche, storie, cose varie, nel corso degli anni è sempre stato un po' tutto uguale. Certo, c'erano stati gli anni 30 in cui avevamo avuto il Mago di Oz, gli anni 80 in cui c'era la storia infinita che tra parentesi odio, e lo so che mi beccherò un sacco di insulti per questo, ma va bene, ne discuteremo in un altro momento, e tanti altri vari esempi. Però fondamentalmente il fantasy, diciamo, potrebbe essere rinchiuso un po' tutto nello stesso genere, con personaggio eroico, cattivo che è cattivo, qui di là, insomma. Ci sono almeno un migliaio di pellicole fantasy che sono tutte uguali, andando per storia e costruzione dei personaggi. Qui invece no, perché esploriamo una storia completamente diversa, perché sì, è fantasy, ma è un fantasy un po' più complesso, perché, come potrei dire, esplora tematiche molto molto profonde, slegate a modo loro dal fantasy. Sì, c'è la tematica del destino che nell'ambiente fantasy è stramega utilizzato, ma qui in maniera un po' diversa. Sì, perché c'è anche un bellissimo punto, c'è che a metà fine, non so se ve lo ricordate, in cui Gandalf parla con Frodo e fa giustamente notare una cosa che mi è piaciuta tantissimo e che non vi dirò subito, ma cercate di seguirmi. Lui gli dice: vale per tutti quelli che vivono in tempi come questi, ma non spetta a loro decidere. Possiamo solo decidere cosa fare con il tempo che ci viene concesso. Cioè, in questo punto, lui sta parlando del destino come una cosa ineluttabile, qualcosa che ci sarà, qualcosa che in un modo o in un altro colpisce tutti, perché è una cosa impossibile da evitare, ed è anche giusto, almeno andando per logica. Però lui poi fa anche notare che in realtà il destino in questo senso non è proprio una cosa fissa, già decisa, più che altro come una cosa che è già imposta, ma sta a noi decidere se diventarne parte oppure no. Come anche rivela la parte finale del film, non so se ve lo ricordate. Nella fine del film, quando Frodo, dopo la battaglia contro gli Uruk-hai, è rimasto da solo e deve decidere se andare avanti oppure no, c'è un bellissimo momento, appunto, in quella scena in cui lui potrebbe tranquillamente andarsene via. Lui potrebbe mollare lì l'anello e tornare sui suoi passi e tornarsene a casa.
ma decide di non farlo. Perché? Perché si ricorda delle parole di Gandalf che gli fanno appunto capire che il destino, sì, è una cosa a cui non può, non ci si può scappare, cose varie. Lui, infatti, è stato destinato a trovare l'anello, ad essere parte di questa enorme vicenda, ma può decidere di proseguire oppure no, perché il destino comunque gli imporrà ugualmente di aver fatto parte della storia, ma non gli ha imposto di diventarne il fautore o in maniera più esplicita è la persona che ne porrà fine. Ed è una cosa bellissima, infatti poi alla fine lui decide di diventarne parte, perché sceglie spontaneamente di proseguire il cammino, una scelta veramente incredibile. Ed è proprio qui la grandezza della storia, nel fatto che pur essendo epica, avvincente e montata da Dio, tanto potendo anche contare su una regia ammirevole, è così piena di significato sotto tutti i punti di vista che spicca per originalità e splendore. Ed è qui proprio la grandezza del film, unito al fatto che, come vi dicevo, è diretto da Dio e può anche contare su effetti speciali incredibili e personaggi veramente stupendi, in particolare il protagonista, che non è proprio il protagonista classico che ci potremmo aspettare da un film di questo genere, anche perché non so se ci avete mai fatto caso. Ma di solito, come posso dire, in film fantasy, cioè, diciamo che di solito abbiamo, come potrei dire, il classico eroe. Sapete il classico personaggio eroico che dice: "Oh, io combatto i cattivi, sono forte." Certo, non è che va a dire se queste frasi esplicite, è per farvi capire di cosa sto parlando. Il punto è che di solito abbiamo nelle storie fantasy personaggi anche buoni, certo, giustissimi, tutto il resto, che però cascano un po' nell'ovvio perché fondamentalmente sono semplicemente guidati dal fatto di essere eroi. Non è che hanno proprio, non so, tutto sto grande spessore o cose del genere. Frodo invece lo spessore ce l'ha perché non è un eroe. Lui è uno come tanti. Lui è semplicemente una persona. Non amo il termine, ma qui è azzeccatissimo, quindi lo dico. È una persona normale. È semplicemente un ragazzo che si è dato tra le mani un potere più grande di lui, lo deve distruggere, trovandosi anche ad affrontare responsabilità e doveri che non avrebbe mai ritenuto possibili, soprattutto considerando che lui appartiene a una specie che nel suo ambiente è enormemente sottovalutata. Quindi anche proprio per questo arriva a decidere lui di diventare l'eroe della storia, continuando nel suo cammino. Ed è qui la grandezza del personaggio, che non si limita a farsi sbattere di qua e di là, a diventare forte perché deve farlo. Lui decide proprio il suo cammino, che gli è stato sì imposto, ma è lui a decidere di andare avanti. Ed è proprio qui la grandezza del personaggio, tra l'altro sorretta da un attore veramente grandissimo, che purtroppo è un po' scomparso negli ultimi anni, ma vabbè, può succedere quando sei un così grande attore e parti subito da Dio, che ti può capitare di, come posso dire, avere poi una carriera un po' misera. Ma diciamoci la verità, il punto fondamentale del film, la sua grandezza, sta nel modo in cui è fatto. La storia è epica e montata da Dio, la regia è spettacolare, il cast è ottimo, la colonna sonora è perfetta e gli effetti speciali sono magnifici. Tra l'altro, non solo di ottima qualità, ma anche usati nel modo giusto. Anche perché non è quel film che dici: "Oh, effetti speciali di qua, effetti speciali di là." No, anche perché la maggior parte dei personaggi, pur non essendo umani, sono comunque interpretati da persone vere, non è che sono creati semplicemente in digitale o in CGI. No, sono persone vere, adeguatamente truccate e con i costumi adatti. Cioè, è qui che sta anche la grandezza del film. Ci sono, poi è vero, alcuni magari personaggi che sono ricreati un po' in CGI, tipo, non so, Gollum, che fa solo una breve apparizione in questo primo capitolo, avendo poi un ruolo più importante nel 2 e 3, o anche l'orco nella battaglia di Moria. O il bestione acquatico di cui non so il nome, che gli aggredì, che cerca di mangiarsi Frodo poco prima di entrare a Moria. Sì, ma comunque è un CGI talmente ben fatto e di buona qualità e anche usato in modo giusto che neanche te ne accorgi nelle sue scenografie così spettacolari e immense. Talmente ben fatto e ben utilizzato da essere spettacolare e si è giustamente guadagnato tra gli altri riconoscimenti l'Oscar per gli effetti speciali. A questo punto io penso che l'unico vero difetto del film sta tutto quanto nel cast, che, chiariamoci, a livello personale penso non potesse essere più azzeccato. Non sto scherzando, dico sul serio. Tra Elijah Wood che interpreta Frodo, il grandissimo Ian McKellen che interpreta Gandalf, che tra l'altro per il ruolo è stato candidato all'Oscar, il magnifico Christopher Lee, altro attore che amo immensamente, che interpreta Saruman, Viggo Mortensen che interpreta Aragorn e compagnia bella, il cast fenomenale. Solo che oggettivamente parlando posso comprendere che magari critici più esperti di me possono arrivare un po' a lamentarsi perché magari le interpretazioni non sono tutto sto granché. Diciamo che nel complesso un cast eccellente che però in alcuni casi poteva sforzarsi giusto
rimasto un pelino di più, ma comunque è un difetto tollerabile che fortunatamente non intacca la magnificenza del film, che resta innegabilmente un capolavoro, sia nel suo genere che in generale. Insomma, andando a concludere, direi la mia valutazione numerica. In un voto da 1 a 10 do un convintissimo 9,2. Pensate ci possa altro aggiungere? Credete che abbiate un voto troppo basso? Pensate che il Signore degli Anelli sia una roba schifosa, immonda, immensamente sopravvalutata e che io sia un grandissimo imbecille perché l'adoro e perché l'ho considerato un capolavoro? Fatemelo sapere nei commenti. Bene, per oggi è tutto. Spero che la recensione vi sia piaciuta. E come sempre, se c'è qualche film che vedete che gestisca, fatemelo sapere nei commenti. Vi auguro una buona giornata.